Sentiamo ora le altre voci dei rappresentanti istituzionali e diplomatici presenti in occasione della seduta straordinaria del Consiglio provinciale di Milano dedicato al ricordo dell'11 settembre 2001. Molto importante di commemorare, di ricordare le vittime, ma anche di pensare al futuro e a un mondo migliore che questo. Dunque io penso che è molto importante di ricordare le vittime e anche di onorare gli eroi, le persone di soccorso, vigili di fuoco che hanno corso verso il pericolo di aiutare gli altri. Pensare al futuro, che cosa che è successo l'11 settembre non succederà mai nel futuro, ma anche di pensare sul mondo che abbiamo adesso, anche ci sono altri pericoli, altri nuovi mezzi, armi che hanno usato che sono impensabili secondo noi, e di pensare che cosa possiamo noi tutti fare. 12 anni fa è meno giustificato un intervento oggi in Siria che in Afghanistan e poi in Iraq? È molto difficile rispondere a questa domanda perché la conoscenza delle realtà all'interno dei paesi che si affacciano al Mediterraneo credo che forse nessuno di noi ce l'abbia in modo completo. La situazione in Siria è drammatica, ci sono milioni di persone che sono fuori dalla propria terra. L'ho già detto. Credo che il messaggio del Sommo Pontefice, di Papa Francesco, di dire riflettiamo e cerchiamo di trovare strade di pace, strade di dialogo, sia un monito da seguire. A distanza di 12 anni, secondo lei il mondo, l'Italia in particolare, è più sicuro oppure no? C'è un alto livello di sicurezza e di guardia proprio legato a questo tipo di sicurezza, che è quello del fanatismo e del terrorismo. Ha fatto bene, stavo dicendo, il ministro Maroni, in realtà il governatore Maroni, a ricordare il grande sforzo delle forze di polizia, in particolare proprio da quando lui è stato ministro dell'interno, proprio alla prevenzione e al monitoraggio di questi atti che oggi sono anche fai da te. L'abbiamo visto a Milano quando 3 anni fa una persona ha cercato di far esplodere una bomba all'interno di una caserma. Il pericolo purtroppo c'è, non va sottovalutato. E le forze dell'ordine bene fanno a coordinarsi per prevenire eventuali problemi o emergenze.